il contrasto alle mafie da parte della politica e delle istituzioni pubbliche e le carenze del sistema di gestione e protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia. Al centro della conferenza stampa di questa mattina, organizzata dall'Associazione Antimafia e Legalità diretta dall'avvocato Enzo Guarnera, che ha fatto il punto dopo aver illustrato le attività svolte e da svolgere da parte dell'associazione. Noi contrastiamo tutti i fenomeni mafiosi nelle diverse articolazioni, perché la mafia non è soltanto quella che spara e uccide, ma la mafia è nella politica, nelle istituzioni, nella pubblica amministrazione, nell'economia purtroppo. E c'è nel nostro paese un sistema di illegalità diffusa. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di contrastare, almeno a Catania e provincia, questi fenomeni e soprattutto noi siamo nati per contrastare l'usura e l'estorsione che di norma è praticata dalle cosche mafiose cittadine. Questi sono gli obiettivi fondamentali. Abbiamo anche un altro obiettivo che è molto importante, quello di andare nelle scuole di Catania e provincia, ma non solo, per diffondere un messaggio di legalità a 360 gradi. In questa prospettiva abbiamo sottoscritto circa 3 anni fa un protocollo di legalità col Ministero della Istruzione che ci consente di andare in tutte le scuole italiane, ovviamente previ accordi con le singole scuole. E abbiamo anche sottoscritto un protocollo di legalità analogo con l'assessorato alla cultura e all'istruzione del Comune di Catania. È ancora un'iniziativa che vede coinvolto e ha visto coinvolto nell'operato scorso i giovani e le scuole, come è corretto che sia, perché sono proprio i nostri giovani che vengono educati già alla concezione della legalità e che sono poi a loro volta promotori di tutto ciò che assimilano e metabolizzano. Molto spesso in sinergia con il Presidente del Tribunale dei Minori, il Dottore Di Bella, ci siamo ritrovati insieme a svolgere attività nelle scuole proprio per promuovere questi temi che sia i bambini, sia i ragazzini, sia i ragazzi più grandi accolgono con grande interesse e poi essi stessi sono promotori di iniziative e di attività che ci lasciano assolutamente positivamente colpiti. Con Sua Eccellenza il prefetto Maria Carmela Librizzi tante volte ci siamo raccordati su queste tematiche e anche con lei tante iniziative vengono portate avanti, quindi ben venga che questo filone di tematiche enormemente importanti per la nostra società abbiano una attualità e un proseguio.